Buongiorno coach, siamo alla vigilia dell'ultima partita del girone d'andata che vedrà la WiDi Verona affrontare la Top Volley Cisterna in trasferta. Allora coach, ti riporto le domande che ci sono arrivate dai colleghi giornalisti. Allora, il primo obiettivo è stato raggiunto ed è la qualificazione alla Coppa Italia. Ora si punta ad arrivare tra le prime quattro della classifica per avere un vantaggio anche in questa competizione e giocare davanti al pubblico di Verona. Ma innanzitutto per me gli obiettivi sono diversi e per la squadra, nel senso che noi dobbiamo pensare come accrescere da partita in partita. È bello che parteciperemo nella Coppa Italia, questo è sicuro. È certo che vogliamo giocare. Non pensiamo però alla partita contro Cisterna come una partita che determina in quale sede giochiamo, perché noi dobbiamo pensare come a vincere tutto quello che possiamo vincere, un punto in più, un set in più, una partita in più. E adesso ci aspetta una partita contro una squadra che sa giocare, gioca molto bene. Quindi assolutamente non è una partita che per le nostre attuali possibilità non è facile. Noi non siamo diventati fenomeni, noi abbiamo ancora tanto di lavorare e alcuni buoni risultati che abbiamo ottenuto non ci devono cambiare la testa. A Cisterna appunto vi aspetta una gara molto insidiosa, loro devono vincere appunto per conquistare l'accesso alla Coppa e la WiDi è in corsa anche per il secondo posto. La posta in palio è alta, qual è secondo te la maggiore difficoltà che riserva questa sfida, nonostante magari Cisterna arrivi da un periodo magari non proprio positivo? Ma io preferisco guardare sempre noi, però la partita è difficile perché sono i giocatori molto tecnici, che giocano molto spinto in banda, tutti, e gestiscono i colpi. Loro hanno percentuali altissimi con recensione esclamativa che è sui 3 metri, ma da tanto tempo che non vedo una squadra che ha questi percentuali, quindi loro sanno gestire il pallone e noi dobbiamo giocare molto bene, a pensare più a noi, che innervosirsi per il fatto che loro passano o fanno delle belle cose. Cosa significherebbe centrare una vittoria domani, oltre che per la classifica, ma anche per il morale, visto che magari la squadra potrebbe acquisire ulteriore consapevolezza nei propri mezzi? Significherebbe che noi abbiamo raggiunto una maturità di testa perché questa partita, ripeto, per noi è troppo complicata. Mi piacerebbe se riusciamo di vincere a Cisterna, ma non succede nulla anche se perdiamo perché è un avversario tosto. Ovviamente se riuscissimo di gestire le situazioni a giocare ad alto livello anche a Cisterna, vuol dire che facciamo un passo molto importante in avanti. Possiamo dire che il bilancio della prima parte di stagione è positivo. Quali sono le aspettative per il girone di ritorno che comunque comincerà fra una settimana con la sfida interna con Piacenza? Per il girone di ritorno mi aspetto che i giocatori stiano sani, questo è che mi auguro, e che riuscissimo con il lavoro di alzare il livello di nostra recensione, battuta, organizzazione di gioco su alcune situazioni che mi interessano e avere sempre di più fame. Questo è il mio obiettivo per il secondo, diciamo per la seconda parte della stagione. Tornando un attimo all'ultima partita giocata, quella contro Siena, si è vista una Verona un po' a due facce, quella che è andata un po' in difficoltà nel primo set e quella che invece poi ha dominato l'avversario nel resto della gara. Comunque questo testimonia una reazione molto importante e una crescita anche dal punto di vista mentale, nonostante appunto continuiamo a ripetere che la squadra è molto giovane. Ma innanzitutto io l'ho vista diversamente la partita, non ho visto due facce di Verona. Il primo set i giocatori hanno giocato e hanno provato di giocare, solo che gli mancava la precisione nel gesto tecnico, quindi è successo 3 volte che con muro a 3, dopo che abbiamo creato una buona situazione per noi, la palla si è insaccata tra il muro e la rete, non abbiamo coperto una palla facile, abbiamo sbagliato 3 palloni in più rispetto alla nostra media e tutto questo ha portato, compreso il fatto che Siena giocava bene e rischiava tutto, ha comportato la sconfitta nel primo set, ma i giocatori erano sereni e dovevano mettere a posto proprio la precisione nel gesto tecnico, se non sapevamo come a giocare, dove andare e cosa fare, però ci mancava la precisione. Quando è iniziata di
soprattutto dopo una serie di battute di Mosic, Flot, che eravamo bene organizzati a muro, difesa e contrattacco, li abbiamo staccati con 3 punti. Poi la scioltezza ci ha aiutato tanto di giocare di buon livello, in attacco molto forte, la battuta è migliorata tanto prima di Keita, poi di Sapochkov, poi di nuovo Keita, quindi già eravamo pronti di giocare come una squadra di pallavolo vera, di alto livello. Non penso che il primo set siamo scesi in campo senza voglia di giocare oppure con mancato impegno. È proprio la gioventù di questi giocatori che a volte gli serve un po' di tempo per entrare in partita. Grazie, coach.